Si è tenuto questa mattina un incontro di sensibilizzazione sulla violenza alle donne per gli studenti delle classi terze dell'Educandato agli Angeli. Nella presentazione il richiamo a un'educazione al rispetto della donna e a rompere il muro di silenzio nella violenza. A Verona si è visto che il 67% sono donne italiane, di cui il 61% sono donne con famiglie e con figli. Quindi la violenza spesso è nelle case, è domestica, e per cui oggi che nel nostro, con la Commissione Pari Opportunità della provincia, abbiamo fatto questa cosa, abbiamo deciso dal silenzio alle parole, cioè bisogna uscire da questo silenzio e denunciare e farsi coraggio. Penso che comunque questa conferenza non sia soltanto un motivo per perdere un'ora di lezione, no? Delle ore di lezione, sia qualcosa di costruttivo e soprattutto di formativo per i ragazzi. Io credo che le donne risveglino in noi la parte migliore di noi stessi, insomma. Nell'incontro Antonella Anghinoni, teologa biblica, ha affrontato il tema Il velo lacerato, storie di donne e violenza nella Bibbia. Io parlerò proprio di tre casi di violenza che sono raccontati nella Bibbia. C'è lo stupro dello straniero su Dinah, il principe di Sichem, Genesi al capitolo 34, lo stupro del fratellastro, quindi una violenza in casa, e noi sappiamo che le violenze in casa purtroppo, ahimè, sono ancora quelle più numerose, ed è ad opera di Amnon su Tamar nel secondo libro di Samuele al capitolo 13, e poi lo stupro di gruppo. Dalla Bibbia poi, oltre a questi casi drammatici di violenza, c'è anche una risposta che riesce a ricucire, che va oltre, certo. Che va nell'amore. Certo. Questi casi, Israele ti forza ad entrare in queste pagine perché queste pagine non avvengano mai più. Non solo, Israele ti dice che l'uomo, quando si allontana da Dio, l'uomo e la donna diventano, allora la violenza si scatena e l'uomo diventa sempre meno uomo, perché in realtà Dio porta a compimento la nostra umanità. I modi per uscire dalla violenza ci sono anche a Verona, consultori, forze dell'ordine, strutture dedicate. Il centro Petra, che è un centro a cui le persone si possono rivolgere in caso di difficoltà, di violenza, dal centro Petra poi si può andare in una prima casa accoglienza e anche in un'eventuale una nuova casa accoglienza proprio del comune, dove la donna può risiedere per un certo tempo finché la situazione non si è sistemata.